Ciao, sono Widdington Tube e benvenuti a un nuovo video. Oggi ascoltiamo questo pedale, il Fuzz Tone di Super Electric. Prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, di spuntare la campanella in modo da ricevere un aggiornamento ogni volta che carico un video e di commentare qua sotto, fatemi sapere quali sono i vostri fuzz preferiti. Ma prima, il brano di apertura. Super Electric è un'azienda irlandese specializzata nella realizzazione di fuzz di ispirazione vintage. Jimmy Bryant ne è il fondatore e se aprite qua dietro trovate la sua firma. Questo pedale che ho in mano è la loro versione del mitico Fuzz Tone di Gibson Maestro. Ma che cosa c'ha di particolare questo pedale? Ha una storia che dovete assolutamente conoscere e il Fuzz Tone è il primo pedale per chitarra mai realizzato. Correva l'anno 1961 e un chitarrista di nome Grady Martin fu chiamato in studio per registrare un brano, Don't Worry About Me, di Marty Robbins. Lui arriva in studio, si collega al mixer e, all'improvviso, al minuto 1:26, ed ho controllato, nasce il suono del rock, un suono fazzoso. Che era successo in pratica? Il canale del mixer a cui si era collegato era risultato difettoso e quindi il suono che ne era nato era un suono strano per l'epoca. Tuttavia, questo suono piacque sia al produttore che al cantante, fu deciso di lasciarlo così com'era e il brano andò abbastanza bene in classifica. Questo convinse la Gibson a mandare degli ingegneri a studiare questo canale difettoso e venne prodotto il primo pedale, il Fuzz Tone, che per l'epoca era rivoluzionario. Aveva lo switch, ovvero permetteva di inserire o disinserire il pedale senza staccare le mani dallo strumento. E poi aveva due controlli, l'attacco e il volume. Di questo parleremo più avanti nella sezione del looper, però per adesso basti sapere che all'epoca il pedale veniva venduto in qualche modo come uno strumento per imitare altri strumenti, in particolar modo gli ottoni. Non so se avete visto, GHS, è un costruttore di pedali, ha pubblicato un video. Se non mi sbaglio si chiama The First Demo, la prima demo per chitarra, la prima demo di un pedale, scusate. E lui fa sentire il 45 giri che era legato al pedale con tutti i suoni che era possibile realizzare col Fuzz Tone collegandoci la chitarra o il basso. Chiaramente, insomma, all'epoca né i costruttori né i rivenditori sapevano bene con che cosa avevano a che fare, che tipo di strumento poteva essere, una cosa abbastanza nuova. E i chitarristi non amarono particolarmente questo tentativo, diciamo, di imitazione e quindi il pedale rimase per molto tempo negli scaffali. Fino a che non arrivò un giorno un chitarrista di nome Keith Richards che usò il Fuzz Tone per registrare un brano che forse avete sentito, Satisfaction. Il resto è storia. Il pedale divenne un must in ogni pedalboard e devo dire che
anche se ha un suono piuttosto granitico, piuttosto sporco, non troppo versatile, ha un fascino. Il Fuzz Tone di Super Electric ha solamente due controlli, come il Fuzz Tone storico, ha il livello e l'attacco. Lo switch che abbiamo qua è True Bypass, abbiamo tre transistor a germanio all'interno e in più abbiamo questo switch qui, non so se riuscite a vederlo. Questo è molto importante perché permette di allungare la vita della batteria. In generale i Fuzz non amano la corrente elettrica della rete, preferiscono sempre la batteria. E abbassando questo switch, in pratica il circuito viene escluso, quindi la batteria non viene consumata. Continuate a suonare regolarmente, ovviamente se attivate il pedale non succede nulla, cioè c'è silenzio, però la batteria viene preservata. Alzando lo switch, in pratica il pedale ritorna a funzionare, lo possiamo attivare e avere il fuzz o disattivare e il segnale passa regolarmente. Passiamo adesso al looper e conosciamo meglio questo Fuzz Tone di Super Electric. Allora che dite, vi è piaciuto questo Fuzz Tone? A me sì, un suono granitico, veramente 60s, sporco, bello, veramente bello. Mi sono divertito con questo pedale e vi consiglio di fare un giro sul sito di Jimmy, Super Electric, ve lo lascio in descrizione, e produce veramente così tanti tipi di fuzz che sono sicuro troverete un pedale che fa le vostre esigenze. Noi ci vediamo presto con altri video, non scordatevi di iscrivervi, di fare like e di commentare. Ci vediamo presto. Ciao!